Dico che è una serata bellissima e che rappresenta un momento indimenticabile nella storia dell'associazionismo. Per la prima volta in Calabria i Lions e i Rotary hanno sintetizzato ed hanno firmato con grande entusiasmo un protocollo d'intesa tra un club Lions e un club rotariano, con l'approvazione sottoscritta con una firma dei due governatori, il governatore del distretto Lions e la governatrice del distretto Rotary. È un momento straordinario nella vita dell'associazionismo ed è un momento che avrà un forte impatto sul nostro territorio, perché noi uniamo due reti di servizio, due compagini associative che improvvisamente raddoppiano il loro numero e raddoppiano la loro energia. Da oggi i Lions e i Rotary cominceranno a lavorare sempre più insieme e questo ci permetterà di dare un contributo ancora più forte alla risoluzione dei problemi delle comunità. L'obiettivo è comune: fare sempre di più e fare sempre meglio per risolvere le esigenze della nostra comunità. Il nostro territorio ha bisogno di noi e noi ci siamo, e per lavorare meglio ci siamo impegnati ad un percorso congiunto. Il protocollo d'intesa che oggi abbiamo firmato il Lions Club Gioia Tauro Piana e il Rotary Gioia Tauro è il primo protocollo che viene firmato nel nostro distretto. È un protocollo importante che permette ai due club di lavorare in sinergia, di unire le proprie forze per servire meglio la popolazione. I Rotary e Lions sono due associazioni di servizio a livello internazionale, sono le più grandi associazioni di servizio a livello internazionale, e il fatto che a Gioia Tauro due club service del valore internazionale si uniscono vuol dire che tutte e due i club hanno capito che bisogna unire le forze per poter portare avanti e risolvere i problemi della nostra terra, le difficoltà che ci sono in mezzo alla gente. E noi siamo club service e quindi noi serviamo per poter risollevare le sorti della nostra popolazione. Questa sera è veramente un momento speciale, un momento magico, perché realizziamo un grande sogno, quello di firmare un protocollo d'intesa tra un club Lions e un club Rotary. Io sono grata ai club della zona, ai club di Gioia Tauro, per averci dato questa possibilità. Due associazioni che lavorano entrambi per il benessere dell'umanità, che sono accomunate da finalità, da idee, da progetti e che quindi possono solo insieme fare il bene delle proprie comunità. Il nostro scopo è quello di servire la società, quello di recepire le istanze e i bisogni della comunità e di offrire, grazie alle nostre professionalità, alla nostra disponibilità, alla nostra esperienza, alla nostra leadership, delle soluzioni da proporre alle istituzioni con le quali abbiamo un rapporto comune, costante, e questo che abbiamo sempre fatto come Rotary adesso lo possiamo fare insieme ai Lions, quindi uniti, quindi una forza maggiore sul territorio, questa una presenza che vuole essere un punto di riferimento, che poi sente vuole essere una presenza viva e vivificante per i nostri territori. È stata una serata all'insegna del confronto, dell'amicizia tra le due associazioni, a mio modesto avviso, più importanti di service che ci sono al mondo. Il Rotary Club da una parte, International, e i Lions International dall'altra. Questa sera, proprio in presenza dei due governatori dei nostri distretti, la dottoressa Maria Pia Porcino per quanto riguarda il distretto 2102 Rotary Italia e il dottor Tommaso Di Napoli per quanto riguarda il distretto Lions International 108YA, appunto in presenza di queste due illustri autorità rotariane e dei Lions,
abbiamo siglato un protocollo d'intesa per creare una sinergia e nuove attività per il nostro territorio e per la nostra comunità. Ne possiamo essere fieri e orgogliosi, uno perché è un momento storico per entrambe le associazioni, in quanto è la prima volta che nel nostro distretto si sigla un protocollo d'intesa tra i due club, ma soprattutto per quello che di buono e di bello andremo a fare sui nostri territori, proprio a partire dal 17 novembre, prossimo 21, dove ci sarà appunto la giornata internazionale per la lotta contro il diabete, e allora lì sia il Rotary che il Lions Club di Gioia Tauro saremo protagonisti attivi per dare un'attività importante e per fornire un servizio alla cittadinanza e alla comunità e a tutto il territorio.